Buongiorno a tutti e bentrovati al Fatto del Giorno. L'argomento di oggi è il rientro a scuola. Nella giornata odierna, infatti, la stragrande maggioranza degli alunni d'Italia è rientrata in classe. Il ministro Bianchi, a proposito, si è detto molto soddisfatto, abolendo definitivamente la DAD e rilanciando l'utilizzo del digitale all'interno degli atenei. Vediamo ora insieme cosa attende i nostri studenti e docenti al rientro. Per prima cosa troviamo il Green Pass, obbligatorio dall'11 settembre. Il controllo della validità di esso spetterà agli operatori scolastici attraverso una piattaforma online e le sanzioni per chi non rispetteranno le regole andranno dai 400 ai 1000 euro. Altra importante novità sono i test salivari che verranno eseguiti a campione. L'obiettivo è quello di monitorare almeno 55.000 studenti ogni 15 giorni per ottenere un campione di circa 110.000 studenti al mese. Per quanto riguarda le mascherine invece è slittata la proposta del ministro Bianchi di rimuoverle in caso di totalità di vaccinazione. Per questo motivo restano obbligatorie in aula. L'unici posti in cui è possibile privarsene è all'interno delle mense e delle palestre. Per quanto riguarda il distanziamento, il rispetto è sempre a regola di 1 metro e il ricambio dell'aria sarà assicurato attraverso l'apertura delle finestre se non ci sono impianti adeguati. Per quanto riguarda la positività, c'è un cambiamento rispetto alla norma precedente. Infatti, se prima era di 10 giorni, ora con il completamento del ciclo vaccinale abbiamo una quarantena di esclusivamente 7 giorni in caso di positività.